Oggi, col freddo che fa, ci stavano proprio bene dei tagliarini in brodo piemontesi. Vedete, con una bella spolverata di parmigiano e un po' di pepe, con brodo vegetale e dei pezzetti di pollo, di coscetta di pollo. Se volete vedere come l'ho fatto, venite con me, così lo facciamo assieme. Dai, su, venite con me. Stamattina, visto che faceva ancora un po' freddo, abbastanza, allora ho fatto un bel brodo vegetale, però con l'aggiunta di qualche coscetta di pollo dissossata. Ho messo la patata, carota, sedano e anche una zucchina, vedete? Ho fatto bollire tutto con un po' di concentrato di pomodoro, non ho messo olio perché poi ho messo il pollo. Adesso lo vado a filtrare in questo colino e poi appena bolle andiamo a cuocere questi tagliarin piemontesi. Che devono cuocere, vedete, talmente poco, proprio giusto 3 minuti. Ecco qua, tutto filtrato. E qui lasciamo le due coscette di pollo dissossate. Le verdure con questo schiacciaverdure le vado a schiacciare tutte quante. Verdure tutte schiacciate. Le verdure le vado a mettere sopra le coscette di pollo. Perfetto, così diventa proprio un pranzo completo. Ecco qui, appena bolliva il brodo, ho messo il sale, che non avevo salato prima, e adesso i tagliarini devono cuocere giusto 3 minuti. Ok, sono cotti, ora li vado ad impiattare con una bella spolverata di parmigiano e poi anche magari un po' di pepe.